da Valentina, bentornati a Patchwork. Oggi vi farò vedere come poter realizzare un fuoriporta pasquale. Prima di ogni cosa abbiamo bisogno di un cerchio di polistirolo come questo. Dobbiamo procurarci un nastro di juta come questo e avvolgerlo lungo tutto il perimetro di questo cerchio di polistirolo, in questo modo. Adesso chiudiamo il nastro di juta, sempre con la colla a caldo. E adesso, nella parte inferiore di questo cerchio, magari, possiamo creare una sorta di prato, con della raffia verde, oppure anche con della stoffa verde. Qualcosa che rappresenti un prato. E la incolliamo sempre con la colla a caldo. Adesso passiamo ad abbellirlo e pensavo di mettere un coniglietto sempre di polistirolo con lo stuzzicadenti inserito all'interno e lo fissiamo all'interno di questo prato. Per abbellirlo ancora possiamo mettere delle uova sempre di polistirolo su questo prato. Abbiamo finito di incollare le uova, adesso passiamo ad abbellire la parte superiore. Io avevo pensato di mettere un fiocco sempre con fatto di juta. Allora, questo è un semplicissimo fiocco fatto in questo modo. Il fermaporta può essere fatto anche in altre ricorrenze, come può essere quella di Natale. Io l'ho fatta adesso perché è Pasqua e questo potrebbe essere un fiocco semplicissimo e lo incolliamo sempre con la colla a caldo. Finiamo di abbellirlo adesso con dei nastri a contrasto, che può essere giallo o verde o blu. Io preferisco il giallo, così richiama anche il colore del coniglietto sotto. Sempre un semplicissimo fiocco da fare e lo applichiamo sull'altro fiocco di juta. Questo è il nostro fuoriporta. Provateci anche voi e seguitemi alla prossima puntata dove vi farò vedere qualcosa di veramente simpatico. Ciao!